Frida, è arrivata la nostra ospite che ha avuto un inghippo, diciamo, col traffico, sì, vero? Doveva no, sistemare la chitarra. Buonasera, siamo in compagnia di Lara Mira, un'attrice, un'artista tutto tondo, attrice, cantante, scrittrice. Buonasera Lara. Lara, ben arrivata. Tantissime cose da dire per Lara, insomma, sì. Veramente un'artista veramente a 360 gradi. Allora, andiamo, torniamo su la nostra artista. Lara, presentati a casa. Buonasera a tutti. Allora, è difficile sintetizzare un percorso di 20 anni. Comunque ci provo dicendo due parole. Allora, ho fatto una raccolta letteraria che ho qua in mano, si chiama Poesia, Musica, Teatro, che praticamente è divisa in sezioni. È un po' il the best del mio percorso. Praticamente ci sono i testi delle mie canzoni. È un po' la tua vita, Lara, eh? È un po' la mia vita con le tappe più importanti, premi avuti in ambito letterario. A proposito di tappe, se mi permetti, io ti interrompo. Io ho scaricato un attimino il tuo curriculum. Praticamente è una sorta di Divina Commedia, Cioè c'è di tutto, cioè insomma, tanti. Perché sei giovanissima, hai comunque maturato tantissime esperienze. Hai cominciato da bambina, sì. Infatti, vedo che cominci da bambina proprio praticamente autodidatta, suonare pianoforte a coda, all'orecchio, sì. Quindi un talento, se pensiamo, insomma. Ma guarda, io l'esame della SIA l'ho fatto col piano ad orecchio. Mi sono trovata di fronte a una commissione che mi ha chiesto: improvvisa questa melodia, ed era tra l'altro difficilissima perché ai miei tempi si doveva fare l'esame a Roma. Certo. E mi è andata subito alla prima bocca. Subito alla grande. Sì. Hai conseguito la maturità linguistica, sì, naturalmente, all'Antoniana Arte Drammatica di Bologna. Hai lavorato come speaker radiofonica e anche in qualche emittente privata, quindi non ti sei fatta mancare niente, hai praticamente fatto tutte le esperienze. Dopo il biennio teatrale parti per i villaggi turistici, viene come animatrice. Sì. Che bello, esperienza veramente... Lì insegnavo danza, ginnastica, certo, aerobica, e facevo coreografie. E poi inizi a comporre canzoni. Sì. Eccoli. Quindi la tua vena artistica, insomma, ha continuato a creare, naturalmente, quindi scrivendo canzoni. Ecco, tra l'altro hai avuto delle collaborazioni molto importanti, sì, perché parliamo collaborazioni con il mitico Gallo, sì, il bassista di Vasco Rossi, Claudio Golinelli, un amico che lo saluto. Ha suonato nel mio brano, certo, poi Innesto, ha suonato il sax nella Porta Aperta. È stato che ospite però... qua, non con noi, ma nel programma di Nearco, è stato ospite anche sia poi, Gallo che Cucchia. Ricky Portera, sì, che ha fatto con me l'ultimo brano, e Beppe Leoncini anche alla batteria per il brano rock con Portera. Bello, bello. E poi c'è questo brano, Porta Fortuna, che si chiama La Porta Aperta. E mi dicevi prima una cosa bellissima anche, che cosa significa per te la Dopo Porta Aperta? Dopo l'ascoltiamo, sai Frida? Sì? La Porta Aperta è una mia massima di vita, e diciamo che è l'equivalente della mente, sia della mente ma anche musicalmente, di lasciare spazio a tutti i generi. E questo riguarda anche comunque il teatro, un'apertura totale sia artisticamente che mentalmente. Questa è la mia filosofia di vita, e poi è nata la canzone. Bello. Bellissima, bellissima. Fermati lì, mettiamoti un attimo con Lara. Continuiamo con Lara a conoscere il suo percorso artistico, appunto per quanto riguarda il libro che tu hai in mano, che praticamente, dicevamo prima, raccoglie un po' quella che è la tua vita, no? L'hai diviso un po' per sezioni. Ecco, esatto. Allora, cominciamo con una prima sezione, che è quella diventa con le massime e il pensiero, no? Che sono delle massime che tu hai scritto, vero? Sì, sezione. Ce n'hai una veloce da leggerci, che così questa, la sentiamo in diretta, questa, a caso, eh? In un momento tutto può cambiare, per una parola detta o sentita, per uno sguardo che può dire tutto come niente. Intuizione scatena l'azione, desiderio e attenzione scandiscono la volontà. Bella, molto bella, profonda. Questa in quale situazione ti ha ispirato? Come ti è venuta? I segreti non si svelano dell'arte. Ah, guarda lì, eh. Ce n'è un'altra che... Tienila lì, che la leggiamo dopo, Ecco, un altro punto, diciamo, che riguarda un pochino quel tuo libro è la cultura e società, vero? Sì. Ecco, cosa... Allora, cosa vuoi raccontare in questo... In cultura e società praticamente c'è il testo Un mondo singolare chiamato disabilità, praticamente è un trattato sulla disabilità, certo, che verte prettamente sulla legge 104. Uh-huh. E in questo testo in sostanza ho elencato tutte le leggi e ho fatto una trattazione anche dal punto di vista psicologico, cioè dare un messaggio per integrare tutti i settori
per creare una coesione sociale, certo, e per evitare discriminazioni che purtroppo ci sono ancora. E questo è il messaggio che... Ed è un messaggio molto importante. Oltre alla parte istituzionale, di leggi, eccetera, però c'è il discorso di unire le forze. No, ma se ne parla sempre solo e basta. Perché ci sono delle lamentele, sì, comunque, sì, sì, e si vedono delle discrepanze anche non solo tra regioni e regioni, ma tra comuni, sì, e comuni, sì, sì, assolutamente, purtroppo. Sì, sì, sì. È vero, condivido. Quindi... Se ne parla purtroppo così per riempire le cronache, per riempire i quotidiani, che sembra che si faccia chissà cosa, invece siamo veramente ancora molto, infatti, molto, molto indietro per quanto riguarda questo. Ecco, poi c'è il teatro, la parte del teatro, sì, che sì, è una parte, diciamo, della tua vena artistica, quella più importante, una delle più, sì, importanti. Sì, diciamo che sono nata con le scuole di teatro, poi mi sono laureata al dance, ho avuto anche dei bravissimi insegnanti, tra l'altro. E la sezione teatro, c'è, cioè, il saggio finale della mia tesi di laurea, che è il doppio volto della metafora dell'arte di Federico García Lorca. Poi c'è un dramma impegnativo. Fermati su Lorca un secondo, sì. Quanto ha inciso nella tua vita d'artista García Lorca? Tantissimo, c'è sempre un po' di Lorca dentro di me, perché lui aveva la poesia, la musica e il teatro. Ha detto non Lorca, a caso. Capito? No, dico te, Lorca. Sì, 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 no, infatti, no, sai perché te l'ho chiesto? Perché l'ho letto, lo leggevo nel tuo curriculum, che proprio è parte di te, sì, insomma, sì. García Lorca. Artista, tra l'altro, che faceva delle poesie molto belle e molto trasgressivo, perché, certo, per carità, Lorca, c'è anche un percorso un pochino particolare, insomma, nella sua vita, però musicalmente, nel teatro, nei testi era veramente Lara, speciale. Tu in che cosa ti rivedi di più? In quale delle tante facce di Lara ti rivedi? Se dovessi sceglierne una? Non ce la faccio. Cioè, la musica, ballerina, sicuramente no. La musica, diciamo che crea una coesione poi alla fine tra tutti, certo, i miei rami. Però... Dirne. Musica e teatro, la probabilmente. Sì, musica e teatro. La danza l'ho smessa perché chiaramente, cioè, ho ballato per più di 20 anni, dopo fisicamente, certo, insomma, bisognava fare delle scelte, non potevo far tutto, ecco. Certo. E però sì, la musica col teatro direi che è quello dove pari passo, ti rispecchi di più. Sì, sì. Bene, allora ritorniamo un attimo a Matteo. Lara, parlavo prima di musica. E che naturalmente è quella che è il collante un pochettino della tua... Senza la musica... Non ci sarebbe il resto. Però nel tuo libro parli anche di vita, no? Sì. Giusto? Di vita. Perché? Perché comunque, cioè, ho inserito dei testi che fanno parte della vita e che hanno delle tematiche della vita. Quindi, okay, temi della vita proprio. Certo, certo. Ecco, questo libro dove lo possiamo trovare? Diciamolo. Perché. Allora, io ho le edizioni, quindi adesso me lo ordinate. Ah, e quindi lo ordiniamo. Cioè, fare riferimento, sì, poi alla fine, sì, a quelli che sono i tuoi contatti eventualmente, esatto, per ordinarti. E poi, allora ti chiedo una cosa, sì, visto che siamo pochissimi minuti dalla fine, di prepararti per quanto riguarda la tua canzone, va, Porta bene, Fortuna, La Porta Aperta, che la vogliamo ascoltare, quindi salutiamo già adesso la nostra band. Grazie, perché stasera, ragazzi, finirà qualcuno di, insomma, che ha uno spessore no, importante, dai. Insomma, uno spessore importante, quindi insomma, diverso, dopo lo, dai, uno spessore diverso. Salutiamo tutti quanti perché ci lasciamo con la canzone, ricordiamo, di Lara, La Porta Aperta. Anche i contatti, sì, di Lara, Lara Mira 90 su Facebook, YouTube, poi LinkedIn, tutti i social, così potete anche comprare o acquistare il brano. Noi ci vediamo la prossima settimana, io mi vado a sollevare di peso la nostra Frida e ascoltiamoci La Porta Aperta di Lara. Sorridi, non fumare e non gridare. Io ballo, ti ascolto e ti parlo, ma non pensare ora, certo lei è con lui, non buttarti via, non piangere dai, sono qui. Sono forte e tu sei triste, forse è bello e non lo sai, la porta è là e aspetta te, la porta è là e aspetta proprio te. Non
bambina. E tu non sei poi male, non sei il ghiaccio freddo, credimi, lo sento, sei solo timida, timida.